fare della Repubblica più antica al mondo la capitale dell'innovazione per due giorni. A San Marino si sono dati appuntamento alcuni dei più importanti player tecnologici mondiali, da Intel a Oracle, da McKinsey a DeWalt Industrial Tools, per riflettere sulle conseguenze della quarta rivoluzione industriale in corso e soprattutto delle opportunità che la trasformazione digitale riuscirà a creare anche per le imprese italiane. Marco Bosi, Managing Director di Carisma, la società di ricerca, sviluppo e consulenza che ha promosso il meeting Industry X.0. Quello che stiamo notando noi quando parliamo con l'azienda è che ci sono più domande che risposte. Di conseguenza è importante creare, secondo noi, opportunità di scambio dove aziende di diverso tipo, da diversi settori, di diverse dimensioni, si possono confrontare su quelle che sono le esperienze passate, le difficoltà che stanno affrontando e le opportunità che vedono nel futuro. Diversi temi trattati durante la due giorni, dal ruolo dell'intelligenza artificiale al machine learning, dalla gestione dei dati al lean manufacturing in ottica 4.0. Tanti casi di studio presentati nel corso delle tavole rotonde per comprendere in che modo la trasformazione digitale si declini sui modelli di business, i processi produttivi e i prodotti. Si parla di trasformazioni molto complesse che partono magari dalla tecnologia o partono dai processi, ma comunque coinvolgono persone, cultura, strumenti e di conseguenza affrontarle da soli è veramente difficile se non impossibile. Quindi l'idea di creare ecosistemi dell'innovazione che comprendano università, start-up, società di consulenza, aziende di produzione. Daniele Vitali è fondatore, assieme a Mauro Quaini, di Punto.com, azienda specializzata nel campo dell'informatizzazione e assistenza tecnica di imprese. Ci sono due tipi di aziende, sia grandi che medio-piccole, che sono quelle che si stanno affacciando al mondo digitale, al mondo industria 4.0, e quelle aziende che non lo ritengono ancora necessario. Io personalmente penso che sia fondamentale sempre più avvicinarsi a questo mondo, anche per le medie e piccole imprese, perché abbiamo visto che le aziende che ci stanno chiedendo questa interconnessione sono comunque le aziende che stanno crescendo maggiormente. Perciò io sono abituato a consegnare ai miei clienti anche utilizzando l'esperienza delle aziende che stanno avendo grandi risultati. Nel processo di trasformazione digitale un ruolo determinante lo possono giocare anche le istituzioni. Nel corso del convegno Andrea Zafferani, segretario di Stato per l'Industria della Repubblica di San Marino, ha ricordato gli impegni del Titano per incentivare investimenti nel proprio territorio. Stiamo facendo uno sforzo legislativo importante, sono stati emanati negli ultimi 3 mesi 2 decreti, uno in ambito di applicazioni blockchain per le imprese, uno che costituisce un background generale per tutte le imprese tecnologiche, e vogliamo spingere molto anche tramite la nostra agenzia specializzata che è San Marino Innovation, che ha il compito di relazionarsi con le imprese che vogliono agire in questi ambiti. Il meeting Industry X.0 si è concluso con laboratori monotematici guidati da esperti in materia con la presentazione di casi aziendali. Questo evento è servito anche a validare un punto molto importante. Noi ci eravamo posti l'obiettivo di creare una serie annuale, cioè di trasformare questa prima edizione in un evento che si ripete ogni anno, e il feedback che abbiamo ricevuto ci dimostra che l'idea è valida e quindi sicuramente lavoreremo duramente per organizzare la seconda edizione che si terrà a giugno dell'anno prossimo.